devi stare con gli occhi continuamente sull'asfalto per evitare buche, un cantiere. Cioè certe volte devi mettere la freccia per cambiare corsia, non per sorpassare, ma per evitare le buche. Da Arezzo a Cesena si percorrono un centinaio di chilometri, la maggior parte dei quali lungo questa superstrada, la E45, che taglia la Val Tiberina, ma che purtroppo ancora una volta si presenta così, tra buche, cantieri stradali e rallentamenti. Da quando io sono nato che vedo questa strada in costruzione, per cui se ci devi viaggiare è scomodo. Anche quest'estate, infatti, molti aretini sceglieranno la riviera romagnola per trascorrere le vacanze, ma l'arteria si presenta in condizioni poco favorevoli all'esodo estivo. I lavori vanno avanti sempre per tanto, quindi in Italia funziona un po' così, si va lenti, però non lo so, io spero prima o poi che lo sistemino sto pezzo. Io sono uscito dall'autostrada perché non si riusciva a camminare e allora ho preso lì a Cesena e almeno si va piano, però si riesce a camminare, ecco. Meno traffico, insomma, mi trovo meglio qua. Resta poi ancora aperta la questione del famigerato Ponte Puleto, finito sotto sequestro nel gennaio 2019. Qui ancora le quattro corsie subiscono restringimenti per cantieri, sia a nord che a sud. Presentano poi superfici dissestate e ci sono i cartelli che indicano il limite di 20 km orari. Ma non solo, i lavori sul viadotto sono attualmente bloccati per l'uscita di scena della ditta incaricata. Comunque a Confluenza prima si cammina bene. Speriamo che si sbrigano a fare, insomma, quello che devono fare. Nessuna novità, infine, per l'unica viabilità alternativa, ossia l'ex Tiberina 3 bis.